Buona giornata a tutti, io sono Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo dalle onde di Radio Gamma 5, la più grande radio del Veneto. Possiamo parlare quello che pensiamo noi, dire quello che pensiamo e cercare di far capire il nostro modo di vedere il mondo e i concetti con cui noi affrontiamo il mondo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza, e se lo trovassi, che non lo sto trovando in questo momento, vi darò anche il numero di telefonino dell'istituto, solo che in questo momento non ce l'ho sotto mano. Vi ricordo una cosa sola, tutti i martedì del primo del mese Franco fa delle riunioni, fa dei dibattiti a tema libero, e vi ricordo che non rispondo al telefono per la prima mezz'ora, 40 minuti. Franco fa dei dibattiti a tema libero, l'ultima volta martedì non ho potuto esserci, ci sarò sicuramente il prossimo martedì del mese. Salvo impegni, salvo che non vado a sbattere la macchina, salvo che non mi prendo un ictus cerebrale, salvo comunque farò in modo di esserci. E vi do per cui tutti i primo martedì del mese con Franco qui in radio, a vari temi liberi, insomma, dove naturalmente ognuno porta le sue cose, le sue predilezioni, e va a finire come andrà a finire, cioè le persone che sono qualificano quello che dicono, non c'è nessun problema. Vi do invece gli appuntamenti, oltre a questo, vi do gli appuntamenti che stiamo costruendo presso la libreria Sottomondo in Treviso. In via Tolpada 11 la libreria ha una piccola sala per fare dei dibattiti, delle esposizioni dei libri. Presenterò i libri del paganesimo e della stregoneria in occasione di alcune feste pagane. Una è il 31 ottobre 1998, che è il giorno della festa di Halloween, alle ore 17 presenterò il libro I fenomeni di premorte, l'NDE, l'NDE è il termine inglese, cioè sono gli iniziali inglesi, che non me lo ricordo i nomi, comunque i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria e dal paganesimo politeista, e insieme a questo presenterò anche il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, perché vi ricordo che nel paganesimo e in stregoneria come si vive così si muore, cioè affrontare la morte è esattamente come affrontare l'intera vita, l'intera esistenza, non sono due momenti diversi, per cui sia i fenomeni di premorte interpretati da stregoneria sia come si vive, cioè come si affronta la vita, le due cose sono legate, per cui accenneremo a ciò che porta a diventare eterni nell'antica religione romana, quali erano le divinità dell'antica religione romana che si vivevano tutti i giorni in qualsiasi gesto che si facevano. Poi il 19 dicembre, che sarebbe stato l'ultimo giorno dei Saturnali, i Saturnali hanno varie fasi, prima hanno un solo giorno, poi diventano tre giorni, poi cinque giorni, sei giorni, non ha importanza. Il 19 dicembre, uno dei giorni dei Saturnali, sabato 19 dicembre, alle ore 17 presenteremo il libro dell'Anticristo e il Gesù di Nazareth e l'infamia umana, cioè in libreria presenteremo questi due libri, questi due testi. E in occasione, ci sono i Saturnali, ma c'è anche il Sole Invicto, ci sono tutta una serie di feste, ci sono praticamente varie feste pagane, anche la festa dell'abbondanza, perché era la festa della fine dei lavori dei campi, i Saturnali. E invece il giorno dei Lupercali, che non è esattamente il giorno dei Lupercali, ma un paio di giorni prima, in pratica il 13 febbraio 1999, il 13 febbraio del prossimo anno, presenteremo Il Sentiero d'Oro e la teoria della filosofia aperta. Il Sentiero d'Oro, lo stiamo qui leggendo in radio, ormai lo avete già sentito, insomma, se seguite la trasmissione dalle 19 alle 20, e la teoria della filosofia aperta è un libro di analisi di tutti i concetti filosofici, dai post-kantiani fino ai moderni, fino agli attuali, che però non viene venduto, cioè ve lo leggerò in radio, autore per autore, e magari ci metteremo anche d'accordo in modo se qualcuno vuole seguirlo, come seguirlo. E lo presenterò, ma non viene distribuito. Non viene distribuito perché? Perché
quando avrò tempo da qui a non so quanto tempo, dovrò fare la parte propositiva, cioè dopo la critica a tutti i concetti filosofici dei post-kantiani fino all'attuale, e serve anche la critica positiva, cioè una volta rimossi tutti quelli che sono i concetti di verità a cui gli esseri umani vengono piegati, occorre anche costruire i concetti di libertà, e bisogna costruire i concetti di libertà in funzione di una struttura filosofica, in funzione di un discorso filosofico, e non soltanto in funzione della critica pure, cioè non è sufficiente la critica pure semplice, anche se all'interno di tutti i libri il discorso ha una sua validità sicuramente. Dopodiché, in data da destinarsi, presenterò il crogiolo dello stregone che ho preparato qui in radio, e a proposito del crogiolo dello stregone ho già fatto la correzione nella prima stampa del crogiolo del male. Vi ricordo che il crogiolo dello stregone, la prima parte è già distribuita, il crogiolo del male è già pronto, fra poco comincerò a distribuirlo, e il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo è in correzione, cioè quando avrò finito di correggerlo è a posto. A proposito del crogiolo dello stregone, oggi parleremo del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Vi ricordo che non prendo le telefonate nella prima mezz'ora. E del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, oggi presenteremo la meditazione. La meditazione del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Come è nato il crogiolo dello stregone? Il crogiolo dello stregone è nato dal chiedersi il che fare. Cioè, cosa facciamo? Cioè, una volta fatta la critica al cristianesimo, una volta costruito i concetti pagani eccetera, noi cosa facciamo? E allora la stregoneria dice: beh, la prima cosa è sottrarsi dalla sottomissione, la prima cosa è distruggere l'arte attraverso la quale il cristianesimo, il cattolicesimo ha sottomesso le persone, cioè ha distrutto nelle persone il proprio lato magico. Occorre recuperare questo. Per recuperare questo abbiamo elaborato il crogiolo dello stregone. L'abbiamo elaborato in maniera generica, in modo che ogni persona possa interpretarlo e usarlo a seconda delle proprie specificità, a seconda della propria soggettività, prendendo quello che gli serve e sottraendosi dalla posizione in ginocchio. Dopodiché abbiamo detto, una volta che la persona fa questo, incontra il mondo che la circonda uguale a se stessa. Cioè la magia dentro di noi, il divino, il Dio che cresce dentro di noi, viene a incontrare tutti gli dèi del mondo che ci circondano. Gli dèi sia come oggetti, cioè sia come territorio, come persone, come piante, come animali, eccetera, sia come tensioni, cioè le tensioni umane, le tensioni della vita, le tensioni dell'ambiente, sono tutte tensioni divine e hanno una loro volontà e loro caratteristiche. Bene, a quel punto abbiamo detto come ci si relaziona per costruire un cammino comune, e allora siamo andati a costruire il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. Fatto questo, grazie a sollecitazioni anche di una speaker di questa radio, abbiamo detto però a questo punto bisogna anche stabilire quali sono i principi e i modi attraverso i quali il cristianesimo, il cattolicesimo, noi parliamo di cattolicesimo ma vale per qualunque religione monoteista, qualunque religione rivelata, qualunque, e non solo religioni rivelate, ma qualunque espressione pratica della pulsione di morte, cioè del bisogno di sottomettere le persone, il bisogno di costringere le persone in ginocchio, bene, quali sono l'arte, quali sono i mezzi per costruire e far sì che le persone siano in ginocchio, cioè l'arte della magia nera. Per individuare l'arte della magia nera abbiamo costruito il crogiolo del male. Siamo andati a individuare tutta una serie di elementi del crogiolo del male. E il crogiolo del male è pronto in distribuzione. È un testo di 400.000 caratteri. Il crogiolo dello stregone, proprio perché era generico, è un testo di 90.000 caratteri. E il crogiolo dello stregone, quattro canti del mondo, è un testo di circa poco meno di 300.000 caratteri. Perché quando assembleremo il tutto verrà fuori circa un testo di 800-900.000 caratteri, insomma circa, forse poco meno, sugli 800.000, cioè un libro abbastanza consistente alla fin fine. Dopodiché ci sarebbero altri aspetti da analizzare, da lavorare, però io mi prendo una lunghissima pausa di riposo dove riprenderò vecchi temi che abbiamo già fatto 2 anni fa e mi prenderò una grossa pausa di riposo, anche perché sto lavorando al Tommaso Giuda, Tommaso Didimo, che è l'ultimo stregone pagano,
e sto confrontando i principi del Vangelo di Tommaso Didimos con l'uso dei stessi cose, delle cose simili che sono nei Vangeli ufficiali, per cui sto facendo un lavoro mostruoso anche da questo punto di vista. Credo che abbia già raggiunto quasi 400.000 caratteri, penso che alla fine verrà un testo di 600-700.000 caratteri anche quello, per cui è effettivamente un altro lavoro mostruoso che è in corso. Bene. Una volta abbiamo detto questo, ringrazio l'amico che mi ha mandato i ritagli della Padania, abbiamo alcuni pagani che sono legati, cioè loro sono simpatizzanti della Lega, io non sono simpatizzante della Lega, però ognuno è libero di fare le proprie scelte, ognuno è libero di fare i sentimenti, le proprie simpatie. Purché non entri in contraddizione, comunque non ha nessunissima importanza, e mi ha mandato dei pezzi, dei ritagli della Padania in cui si parla sia del ruolo di Marcinkus all'interno dello IOR e i legami che c'era con Wojtyla, sia alcuni pezzi per quanto riguarda il Giubileo, alcune cose che stanno per succedere durante il Giubileo, dove Roma diventerà una specie di Kabul occidentale, insomma. Bene, adesso passiamo alla meditazione del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Nell'arte dell'agguato si è visto come mettere in ordine gli elementi per raggiungere un obiettivo in risposta. In risposta al bisogno di intento. In ogni sistema religioso esiste una diversa descrizione della meditazione. La meditazione è un termine che può essere usato per definire cose diverse a seconda dell'insieme culturale in cui si esprime. Nel nostro caso la meditazione è l'arte di fermarsi per mettere in ordine dei propri pensieri. Mettere ordine nei propri pensieri è un'attività che permette di cancellare uno dei fari più distruttivi del crogiolo del male, la sovrapposizione nell'individuo di fenomeni della percezione con fenomeni della descrizione, la sovrapposizione di fenomeni reali con fenomeni fantastici e immaginati. La meditazione è un esercizio che permette di mettere ordine nel pensato e di affrontare le contraddizioni dell'esistenza attraverso gli elementi propri del piano dell'esistenza che si va ad affrontare. Quando noi parliamo di meditazione, parliamo di meditazione sul piano della ragione, un affluire lento dei pensieri ed un'analisi ordinata degli stessi, un mettere ordine della propria descrizione sia degli oggetti che dei fenomeni che delle emozioni che questi suscitano in noi. Vi ricordate l'arte dell'agguato? Nell'arte dell'agguato bisognava mettere ordine a tutti gli elementi che concorrevano a portare a termine un agguato o a non farsi agguantare. Bene, la meditazione serve per far affluire lentamente le cose della descrizione in modo da non fraintendere quello che è il dato oggettivo di quello che noi andiamo a dare, cioè il dato descritto di quello che noi andiamo a valutare, o i nostri sentimenti, la nostra voglia, le nostre fantasie, cioè quello che creiamo attraverso la fantasia. Bene, la meditazione serve per separare questi due momenti, per cui noi andiamo ad agire, se vogliamo, attraverso il nostro sentire, attraverso le nostre emozioni, eccetera. Però se dobbiamo analizzare una cosa attraverso il pensiero, il pensato della ragione, andiamo a farlo affluire in maniera lenta in modo da ordinare tutti gli elementi che concorrono a decidere poi la nostra azione. Mettere ordine ci permette di compattare noi stessi nell'affrontare la vita quotidiana. Ricordiamo sempre che gli elementi del crogiolo dello stregone sono degli strumenti attraverso i quali la coscienza di sé che li usa costruisce e determina se stessa. Non sono il fine del fare della coscienza. Dunque, la meditazione per mettere ordine nel pensato della ragione. Mettere ordine nel pensato della ragione significa permettere alla percezione di acquisire un sistema attraverso il quale mettere ordine in ogni pensato che non è propriamente della ragione. Ricordate sempre, la stregoneria è lo sforzo per fare qualcosa. Lo sforzo è ciò che ci rimane. Quando io ho raggiunto il fine, il fatto di aver fatto uno sforzo per raggiungere quel fine, ho modificato me stesso. Quando io sogno, sogno con elementi propri della ragione, ma i meccanismi del sognare e gli elementi che si esprimono
non appartengono al quotidiano, ma appartengono ad una diversa formulazione. In questa diversa formulazione io non posso agire allo stesso modo o negli stessi termini del pensato quotidiano, ma devo mettervi ordine per poter agire. Se io descrivo una situazione di sogno, non posso permettere alla situazione di sogno di impossessarsi di me, ma devo essere io soggetto del sogno e devo avere la consapevolezza di muovermi in quel sogno con gli elementi propri del sogno. A parte l'arte del sognare, di cui parleremo in un capitolo a parte, infatti va fuori anche al crogiolo l'arte del sognare, la meditazione ci consente di immagazzinare un meccanismo di ragionamento e formulazione che può essere riprodotto sostituendo gli elementi nei vari mondi della percezione e nelle diverse situazioni soggettive. Se non si pratica meditazione, non muoversi nei mondi della percezione, muoversi nei mondi della percezione diventa molto difficile. Mentre nel quotidiano abbiamo immagazzinato delle risposte automatiche e sollecitazioni, tanto che sappiamo quando arrabbiarci, ridere, essere violenti, essere comprensivi, eccetera, questo modo di essere tende a riprodursi nella percezione alterata, sì che a degli elementi sostanzialmente diversi diamo delle risposte immagazzinate automaticamente soltanto perché allo sforzo della ragione di descrivere quelle cose, queste ci appaiono uguali a quelle che conosciamo. Succede che nella vita quotidiana si pratichi meditazione, o quella forma che noi intendiamo come meditazione, soltanto perché nello svolgimento ripetitivo di una mansione lavorativa si è costretti a mettere in ordine i propri pensieri per giungere ad uno scopo. Così, senza per questo definirla, si pratica meditazione senza sapere che si sta praticando meditazione, solo perché questo fare conviene per ottenere un miglior risultato lavorativo. Questo non succede soltanto per la meditazione, ma anche per ogni altro elemento del crogiolo dello stregone. Ricordiamo come gli elementi del crogiolo dello stregone altro non siano che elementi propri della vita degli esseri umani e non sono estranei ad essa. Nei quattro canti del mondo, la meditazione ci permette di fondere il crogiolo dello stregone nella relazione con altre soggettività, senza per questo ridurre gli altri soggetti alla nostra dimensione. Io posso percepire la coscienza di sé atmosfera come coscienza di sé e attraverso questa percezione fondere il mio crogiolo. Posso nello stesso tempo percepire la coscienza di sé come atmosfera e nello stesso tempo chiamarla Giove, descriverlo e vestirlo con gli elementi con cui la ragione immagina la forma di Giove e con questa immagine posso fondere il crogiolo. Le due forme sostanzialmente non cambiano. Ciò che cambia è la mia rapidità con cui appropriarmi del contenuto del crogiolo della coscienza di sé atmosfera e fagocitarlo facendolo mio. Nella relazione in cui percepisco la coscienza di sé nella forma di Giove, la relazione è mediata dalla descrizione della ragione. In altre parole, gli elementi che assorbo attraverso la relazione nel mio crogiolo non sono immediatamente utilizzabili nella mia azione, ma devono essere trasferiti sotto forma di fenomeni all'intento della descrizione, pertanto da questa modificati, dopodiché devono intervenire nella formazione del giudizio che indicherà le modalità dell'azione. Per questo motivo le relazioni dell'essere umano con il mondo circostante si presentano in forma diversa, sia come azione, come idea, come intuizione, come alterazione del giudizio. Ricordo che non prendo le telefonate finché non ho finito le prime mezz'ora e 40 minuti. La meditazione è un elemento attraverso il quale si mette ordine al proprio pensiero, ma nel far questo si modificano i meccanismi soggettivi della formulazione dello stesso. Quei meccanismi vengono modificati sia quando si tratta del pensiero della ragione nel quotidiano, sia quando si tratta di stati percettivi diversi. La meditazione con gli altri elementi del crogiolo permette l'arrivo e l'assorbimento di nuovi fenomeni in quanto rende la ragione elastica. Questo
Quando si parla del crogiolo del male, si dice che la ragione tende ad appropriarsi dell'individuo imponendogli i suoi fantasmi per impedire l'arrivo di nuovi fenomeni dall'esterno. Questi nuovi fenomeni la ragione li traveste da fantasmi per impedire all'individuo di cui si ritiene padrona di farli propri. La meditazione pone un freno a questo fare della ragione e nel contempo trasmette alla ragione il piacere di ampliarsi. L'ampliamento della ragione come movimento di sviluppo dell'individuo. Se la ragione si amplia senza essere ordinata, non è in grado di essere veloce nel mettere ordine ai fenomeni che arrivano e l'individuo impazzisce. Se la ragione ha paura di aprirsi a nuovi fenomeni e a nuovi meccanismi, costringe l'individuo a ripiegare su se stesso. Cosa resta all'individuo? Prendere il controllo sulla sua ragione mettendovi ordine. L'operazione di messa in ordine si chiama meditazione, un fluire lento di pensieri relativi a problematiche dell'esistenza, a situazioni vissute o a situazioni da affrontare. È un esercizio che si comincia con piccole cose e che finisce normalmente per estendersi a tutto il fare della propria esistenza, non appena si ottengono dei risultati apprezzabili. La meditazione, sotto forme diverse, è usata in quasi tutte le religioni e le pratiche di sviluppo di se stessi. Il guaio di questi fare è che la meditazione è finalizzata alla pratica stessa e non è uno strumento con cui l'individuo affronta la realtà della vita quotidiana. Va a finire che l'individuo attua questo perché non sa fare altro e non è più in grado di fare altro. Ogni elemento del crogiolo dello stregone, se diventa l'unica pratica dell'individuo, finisce per appropriarsi dell'individuo bloccando in se stesso il suo fare e il suo sviluppo. Per questo motivo il crogiolo deve essere, sia pure nei diversi equilibri soggettivi, praticato nell'insieme. Ricordiamo che ogni elemento del crogiolo in realtà è un elemento divino, cioè è una pratica per sviluppare il Dio che è dentro l'essere umano. Ora, quando si sviluppa una parte del Dio, l'essere umano sta bene, cioè si accorge che il suo potere di essere sta aumentando e comincia a non aver più paura di nulla. Bene, se lui pensa che in questa situazione è ottimale per affrontare la vita, rischia di fermare il proprio cammino. Cioè, da una situazione in cui era sottomesso, sviluppando alcuni elementi del crogiolo, o anche un solo elemento del crogiolo, acquista sicurezza. Quell'acquisizione di sicurezza, che è un aumento del potere di essere, finisce per bloccarlo se lui non continua il percorso. Nella relazione dei quattro canti del mondo, anche il soggetto con cui ci relazioniamo ha praticato la sua meditazione, ha messo in ordine il suo mondo. Magari è partito da una situazione più favorevole in quanto non ha dovuto lottare contro la pulsione di morte imposta dal cristianesimo. Non ha dovuto mettere ordine in una descrizione che lo ha costretto a strisciare fino a trovare la luce della libertà della percezione, ma ha dovuto mettere ordine nel suo pensato per quello che è, e non con quell'ordine, e con quell'ordine è venuto a fondere con noi il suo crogiolo. Senza l'ordine che gli si è imposto, la fusione del crogiolo non sarebbe avvenuta. Se nel suo pensato non era una coscienza di sé uguale alla sua, con cui si poteva camminare assieme attraverso la fusione del crogiolo, la fusione non sarebbe mai avvenuta. La meditazione è una pratica importante da tenere presente come tecnica, anche se a volte la pratica della meditazione avviene automaticamente attraverso le mansioni che svolgiamo. Un alchimista, nel manipolare la materia, manipola anche il proprio pensiero. Così un operaio che manipola la materia inconsapevolmente può manipolare il proprio pensiero, anche se nessuno gli ha insegnato a farlo. Così un artigiano che costruisce con azioni ripetitive ed elaborate un oggetto, manipola il proprio pensiero. La manipolazione del proprio pensiero attraverso la meditazione deve essere praticata fuori deve essere praticato fuori della meditazione affinché la meditazione non sia proprio del pensiero stesso. Cioè l'oggetto su cui noi meditiamo non deve essere un oggetto ideale o un oggetto all'interno del nostro pensiero, ma deve essere un oggetto reale, cioè un oggetto esterno a noi, perché noi dobbiamo riuscire a proiettare noi stessi. Cioè la verifica della meditazione non ce l'abbiamo all'interno di noi stessi, ma l'abbiamo sempre all'esterno di noi stessi. Voglio ricordare ancora una volta che la stregoneria è l'arte di vivere, cioè è l'arte attraverso la quale affrontare la vita.
non è un'arte per separarsi dalla vita. Non esiste un essere umano separato dal sistema sociale in cui vive. Non esiste un benessere di uno che dice io mi approprio di qualcosa perché io sto bene e gli altri stiano male. Cioè, la stregoneria è l'arte della vita, non è separabile dalla vita. Così ogni oggetto del crogiolo dello stregone, cioè ogni elemento del crogiolo dello stregone, è un mezzo che noi usiamo per costruire noi stessi e trasferire noi stessi nella vita. Cioè, nessuno pensi mai a un pagano, un apprendista stregone separato dalla vita, non esiste, esiste soltanto distruzione in quel campo, eh? E per finire ricordiamo come l'intera arte dell'agguato possa essere praticata soltanto se io pratico meditazione. Se la tigre non medita il proprio agguato, resta pancia vuota. Se il chiarvo non medita la condizione della propria esistenza, diventerà pasto per la tigre. La meditazione come elemento fondamentale dell'arte dell'agguato, la meditazione come elemento fondamentale dell'arte del sognare, la meditazione come elemento fondamentale attraverso il quale affrontare il pensato della ragione e la sua descrizione, la meditazione come arma per sradicare il crogiolo del male e la sua distruttività dall'individuo, la meditazione come strumento per predisporre il nostro essere nei quattro canti del mondo. E vorrei ricordare che una forma di meditazione che qui in Italia si usa, anche se molto poco, cioè in molti paesi occidentali si usa, anche se sempre troppo poco, è la lettura. Cioè una persona che si prende un libro e che si legge con piacere un libro, che sia un saggio, che sia un romanzo, che sia qualunque cosa, sta facendo un'operazione di meditazione. L'importante è farlo con piacere, cioè farlo con qualcosa che ci piace. Cioè uno che legge, non so, romanzi di fantascienza e si mette a leggere Platone, probabilmente Platone gli fa schifo e lui è uno sforzo incredibile e non gli dà piacere. Mentre se invece lui si legge i romanzi di fantascienza che gli danno piacere, lui fa un'arte di meditazione, cioè qualsiasi lettura che noi facciamo, proprio perché dobbiamo essere attenti a quello che leggiamo, dobbiamo capire quello che leggiamo, o nei limiti del possibile capire quello che leggiamo, è un'arte di meditazione, perché ci costringe a mettere ordine ai nostri pensieri. Dopodiché vorrei aggiungere a braccio un'altra cosa ancora. Io so che nelle regioni orientali e in altre forme esistono altri modi diversi per praticare la meditazione, cioè esiste nello yoga, forme diverse di meditazione. Bene, io quelle forme non le considero, cioè non che non siano importanti, cioè l'individuo che la pratica sono affari suoi, ma quasi sempre in tutte quelle forme c'è una estraneazione dell'individuo dal sistema in cui vive, dal sistema sociale in cui vive. Cioè, in stregoneria l'individuo è un patrimonio del sistema sociale in cui vive, è un patrimonio della società. Costruire se stesso è un arricchire il sistema sociale. Mentre invece in quasi tutte le religioni orientali, in quasi tutte le pratiche, c'è la separazione dell'individuo dalla società. Tant'è che, per esempio, se voi vi leggete il taoismo, vi leggete la regola celeste, esistono addirittura i comportamenti del signore, i comportamenti del padrone rispetto al sistema sociale in cui vive. E questo in stregoneria non è accettabile. Cioè, quando c'è un'appropriazione in stregoneria, c'è la sconfitta dell'apprendista stregone. Cioè, quando si usa l'appropriazione per appropriarsi degli individui, per comandare, per soddisfare i propri bisogni attraverso l'appropriazione, c'è una sconfitta della persona. E qua io avrei terminato questo aspetto del crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo. C'è un'altra cosa fuori da questa che volevo aggiungere. Abbiamo scattato numerose fotografie quando siamo andati sull'altipiano di Asiago a fare il nostro rito. Per questioni mie, cioè per problemi che io ho avuto, lavoro e tutto il resto, non sono ancora riuscito a svilupparle. Le svilupperò, spero, o in questa settimana o inizio della prossima. Dopodiché spero di farne tante copie per tutti quelli che hanno partecipato e al limite anche per quelli che non hanno voluto essere fotografati, se vogliono, gli diamo stesso le fotografie dei partecipanti, non esiste nessun problema. Niente, io spero attraverso Francesco di far arrivare le fotografie a tutti, un po' alla volta, insomma, con un po' di tempo. Spero di non dimenticarmi nessuno, anche se l'anno scorso credo alcuni non li ho fatte avere, purtroppo no, non ho potuto. Dopodiché, se qualcuno vuole darmi un contributo per le fotografie, bene, se no, non c'è nessun problema perché soldi non sono ancora ridotto male, insomma.
Comunque spero di far avere fotografie che abbiamo scattato a tutti i partecipanti e solo ai partecipanti, non a altre persone o altre persone esterne, anche perché magari qualcuno può non gradire, insomma. Per cui, bene, ricordo un'altra cosa ancora, visto che siamo in argomento e dopo cominceremo a prendere le telefonate fra qualche minuto. Il rito che abbiamo fatto sull'altipiano di Asiago. L'essenza del rito è la partecipazione delle persone, cioè le persone che hanno partecipato a quel rito, prima di tutto non sapevano cosa li aspettavano, secondo non sapevano dove sarebbero andati, non sapevano cosa avrebbero avuto di fronte, non sapevano cosa avrebbero dovuto fare. Ebbene, quelle persone che hanno partecipato hanno preso il loro coraggio, hanno detto: beh, in fondo Claudio Simeoni non è proprio tutto fuori di testa come sembra, quasi quasi partecipo. Sono venute, hanno camminato, sono arrivate nel luogo, sono scese, alcune, non tutte, sono scese dove dovevano scendere e hanno fatto il cerchio sull'altipiano di Asiago. Cioè, tutto il rito non è tanto il cerchio in se stesso, perché il cerchio può essere una formalità che possiamo fare dovunque, ma il rito consisteva nel forzare i propri limiti, nell'affrontare uno sconosciuto che non si sapeva esattamente come avrebbe funzionato. Bene, quell'operazione è un'operazione di stregoneria. Ogni volta che noi forziamo i nostri limiti, che andiamo a verificare lo sconosciuto, ogni volta che prendiamo il nostro coraggio per affrontare il mondo, ogni volta che prendiamo noi stessi e dico io devo arrivare là, bene, questo è un atto di stregoneria, è il più grande atto di stregoneria che si possa compiere nella vita. Se questo modo di fare diventa quotidiano, lo applichiamo tutti i giorni, noi non abbiamo più paura di nessuno, cioè noi possiamo chiamare tutte le cose col loro vero nome. Se non abbiamo più bisogno di ossequiare un figlio di puttana, possiamo chiamarlo figlio di puttana. Questo è, cioè, l'arte della stregoneria è l'arte di superare continuamente in ogni momento i nostri limiti. Bene, le persone che sono venute sull'altipiano di Asiago hanno fatto questo. Hanno rinnovato un antichissimo rito pagano, hanno scosso le linee di tensione, perché quello che è successo lassù, lo sanno in poche persone. Quello che è successo davvero, l'abbiamo preso le linee di tensione che attraversano gli esseri umani e le abbiamo sguarattate, per usare un termine dialettale, cioè gli abbiamo dato una scossa, li abbiamo rinnovate e le abbiamo rilanciate fra gli esseri umani. Cioè, modificando noi stessi, facendo quell'operazione, noi abbiamo rivitalizzato le linee di tensione che attraversano gli esseri umani. Chiaramente le abbiamo rivitalizzate per quelle che siamo noi, non è che abbiamo smosso l'universo, ma per quello che siamo noi, per la quantità di persone che siamo noi, abbiamo rivitalizzato quelle che sono quelle linee di tensione. Cos'è che succede questo? Non succede niente di particolare, semplicemente succede che alcuni esseri umani che avevano una sensibilità aumenteranno la loro attenzione, cominceranno a dire: in fondo anch'io esisto, in fondo anch'io sono importante, in fondo anch'io posso migliorare, in fondo anch'io posso affrontare lo sconosciuto. E possiamo dare il via a questo processo di costruzione che è un processo infinito. Boh, detto questo, io comincio la rassegna stampa e se qualcuno vuole chiamare per insultarmi, io sono qui, vi ricordo il numero di telefono 700 700 e 700 838. Allora, vediamo un attimino il primo. Sondaggio shock fra i cattolici. Le unioni di fatto ben vengano. Questo è un articolo della Repubblica del Gazzettino, ma non l'ho segnato, del 6 agosto 1998. Secondo lei, a quale delle situazioni seguenti deve essere riservata la definizione famiglia? Un uomo e una donna che vivono insieme dopo essersi sposati in chiesa. Bene, questa qua è stata accettata dall'86% delle persone. Un uomo e una donna che vivono insieme dopo essersi sposati in comune. Questa è data del 74,3% delle persone. Un uomo e una donna che vivono insieme senza essere sposati, il 51,7% degli intervistati. Proviamo a vedere la prima telefonata. Pronto? Ciao Claudio, sono Luigino. Ciao Luigino, dimmi. Mi volevo ringraziare della cassetta. È proprio giusta come che la pensavo, miso. Proprio fatta ad hoc. Ti restituire la cassetta a quella che te l'ha fatta? No, adesso che la restituisco, mi ha dato a Nico.
Ecco, è Ferdinando? Sì, okay. E mi scrivo Ferdinando. Perfetto. Vabbè, ti ringrazio. Senti. Grazie a te invece. Ciao. Niente, Luigino ha chiesto una cassetta particolare, quella cassetta che si parlava del santo di Padova, un santo venerato che in realtà è un grande bandito. E vedremo anche oggi come, se arriveremo anche alla rassegna stampa, come la maggior parte dei santi cattolici siano dei banditi. Dal Gazzettino a proposito, abbiamo detto che il 51% ha detto che una famiglia è fatta da un uomo e una donna che vivono insieme anche senza essere sposati, e il 17% della popolazione dice che due donne che vivono insieme possono essere considerate famiglia e due uomini che vivono insieme possono essere considerati famiglia. Questi dati sono stati tratti da questo giornale e dal giornale Famiglia Cristiana, per cui l'inchiesta, l'analisi è stata fatta da Famiglia Cristiana. Praticamente il 17-18% delle persone in Italia pensa che due persone che vivono insieme possono essere considerate famiglia. Il 51% senza essere sposati in chiesa. Penso che da qui da 20 anni fa questa parte un po' di progresso è stato fatto. Cioè il concetto famiglia si sta sempre più allontanando dal concetto della famiglia cattolica per avvicinarsi al concetto di famiglia della Costituzione della Repubblica Italiana. Cioè consideriamo queste due interpretazioni come divergenti. La Costituzione della Repubblica Italiana che garantisce i diritti ad ogni persona e la Chiesa Cattolica che impone i comportamenti ad ogni persona. Bene, sono due cose opposte, e il pensiero delle persone sta sempre più avvicinando a quello che è la concezione della Costituzione, per cui si sta allontanando. Dal Gazzettino del 6 agosto 1998 abbiamo Giordano Bruno ceduto a Roma, venduto come una bestia al Papa, ammazzato, bruciato, con la faccia spaccata. Niente, vabbè, ve lo leggete, e ricordo che il martirio di Bruno, cioè Bruno bruciato vivo, ha terrorizzato Galileo Galilei. Galileo Galilei è arrivato davanti all'Inquisizione, era terrorizzato dalla fine che le avevano fatto fare Giordano Bruno. Ricordo che tutta la ricerca di Bruno, la ricerca di Giordano Bruno, era finalizzata a cercare, fra virgolette, di impossessarsi della natura, in realtà di avere un rapporto con la natura attraverso l'espansione mnemonica della sua testa, cioè l'espansione della memoria. Praticamente aveva ripreso alcune tecniche antiche che venivano usate sia a Roma sia in Grecia per aumentare la capacità mnemonica. Avremo il massimo di questo, lo arriverà a Pico della Mirandola, cioè a sviluppare la memoria a un livello tale da poter avere un ampio ventaglio di fenomeni su cui costruirsi il giudizio. Praticamente la teoria era questa: se io costruisco il giudizio col maggior numero di fenomeni possibili, il maggior numero di elementi possibili, il mio giudizio sarà tanto più vicino alla numenia, all'essenza delle cose. Questa era la teoria da cui partiva Giordano Bruno e la sua magia. Cioè questa era la magia. In realtà c'erano parecchi passi da fare, però espandere il ventaglio dei fenomeni per dare un giudizio sulle cose è stata ha dato adito all'età della ragione, cioè non era più la paura dell'oscuro, la paura del Dio, la paura, il terrore dell'idea, però era la ragione, cioè bisognava affrontare le cose per ciò che le cose erano e non per i fantasmi che noi avevamo come descrizione delle cose. Questa è la grande rivoluzione che ha fatto Bruno e che poi a mano attraverso i libertini ha attraversato l'Europa. Un'altra notizia di tono completamente diverso dal Gazzettino del 27 agosto 1998. Nuova specie a Londra, zanzare sotterranee. Zanzare penetrate nel sottosuolo di Londra all'epoca della costruzione della metropolitana, alla fine del secolo scorso, insieme agli uccelli di cui erano parassite, si sono evolute dando vita a una nuova specie che succhia il sangue a topi e ratti e non disdegna neanche quello dell'uomo. Cosa significa questo? Questo è il grande movimento della dialettica, cioè l'adattamento soggettivo alle variabili oggettive. È il movimento generale di tutto l'universo. Queste zanzare sono state in una situazione oggettiva diversa, si sono adattate per sopravvivere o per sparire. Vediamo un attimo. Pronto? C'è il radiogramma? Salve, niente, volevo chiederle una cosa. Dicono delle sedute spiritiche.
Sì? Volevo sapere, ma possono farle pure tutti oppure veramente proprio i maghi o solo loro? È un problema, io ti rispondo per radio. Sì, sì. Limite i miei richiami dopo. Sì, ciao. Ciao. Allora, la risposta è un po' più complessa. Chi può fare sedute spiritiche? Allora, tutti possono fare sedute spiritiche. Secondo, nel 99,99% delle sedute spiritiche non esiste nessun spirito che parla. Terzo, la conoscenza di uno spirito, anche se la qualità della materia, per cui la qualità con cui è fatta conoscenza, nel senso che può passare i muri, eccetera, è comunque, e anche la sua quantità di energia, è comunque più bassa al più piccolo animale della natura. Cioè, lo spirito che viene a parlare a me ha un campo energetico, un campo di energia inferiore a quello di un virus, tanto per essere chiaro. La differenza sostanziale è che hanno un percorso evolutivo diverso dal nostro, un percorso di costruzione diverso dal nostro, e le interrelazioni che si costruiscono fra l'essere umano e uno spirito sono relazioni di mutuo vantaggio. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se un essere umano è predisposto per riuscire ad aprire un canale, riesce ad aprire dei canali per discutere, intanto lo spirito dirà sempre all'essere umano quello che l'essere umano vuole capire. Cioè, non si metterà mai in contrapposizione la struttura di pensiero dell'essere umano. Secondo, non arricchirà mai un essere umano per arricchirlo. L'unica cosa che può fare è mettere delle pulci nelle orecchie. E può fare alcuni spiriti, non tutti, può mettere delle pulci nelle orecchie affinché l'essere umano coinvolga in una certa direzione la sua ricerca. Però ricordatevi che un campo energetico di un essere umano è sempre infinitamente superiore al campo energetico di un essere di energia, sempre, che si presenta alle sedute spiritiche. Non sto parlando della galassia che è una coscienza, non sto parlando di essere di energia che da miliardi di anni si sviluppa. Quelli non li troverete mai nelle sedute spiritiche, questo dobbiamo essere chiari. Quello che troverete sono sempre degli esseri di energia che hanno una mutua relazione con l'essere umano. Cosa vuol dire essere umano o essere della natura, eccetera? Cosa vuol dire questo? Qualsiasi gesto fa un essere della natura, non so, mangia, fa l'amore, va al gabinetto, lavora, cioè, l'energia vitale che getta fuori nel fare questi movimenti, nel fare queste operazioni, ha dei sapori leggermente diversi a seconda di come lui fa quei movimenti e a seconda dell'intento che mette nel fare in quei movimenti. Questi esseri di energia non fanno altro che cibarsi di questa energia vitale. Alcuni esseri di energia, alcuni spiriti, gli piace un certo tipo di energia vitale, un certo sapore. Per cui ci sono degli esseri umani che sono proprio attorniati letteralmente da questi esseri di energia. Altri invece che li cacciano via, cioè che non esiste addirittura nessuna relazione. Questo che voglio dirvi io è: non date importanza alle sedute spiritiche, cioè non date importanza a queste cose. Fate conto che se una persona di voi pratica sedute spiritiche, nel momento stesso in cui comincerà a sviluppare la propria capacità di prendere in mano la propria vita, immediatamente solo questo fare, solo questa azione, ciao! Solo questo fare, solo questa operazione li terrà distanti. Perché li terrà distanti? Perché la determinazione con cui noi affrontiamo la vita sviluppa una volontà e sviluppa dei flussi di energia concentrati infinitamente più grossi di quello che qualsiasi spirito che può arrivare alle sedute spiritiche può sopportare. Vediamo un'altra telefonata. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Se qualcosa non va, mi ritelefoni. Pronto? Claudio? Sì? Mi chiamo Terella, puoi venire un po' in privato? Mi puoi telefonare più tardi in privato? Verso che ora? Stasera. A che ora? Dopo le 8. Ma in casa non posso parlare. Ah sì? Va bene, senti, non so, facciamo dopo le 4:30 quando metto su a... Va bene. Va bon? Sì. Quando metto su la trasmissione, dai. Ciao.
In privato io non vorrei prendere telefonate, perché non è nello stile di questa trasmissione. Potete telefonarmi a casa mia se volete, un'ora decente, vi rispondo. Io non sono una persona segreta o clandestina, il mio numero di telefono è su ogni elenco telefonico. Mi trovate, trovate me o mia moglie o mia figlia e dite chi siete, cosa volete. Io non ho problemi di parlare con chiunque. La trasmissione vorrei tenerla sempre in una... pubblica, cioè quello che si dice che sia abbastanza pubblico, per cui abbiate pazienza, vabbè, dopo comunque troveremo sempre un accordo, anche perché non vi chiedo soldi, cioè mettetemi in testa questo, venire da me non significa che vi chiedo la parcella, cioè non vi do la parcella, cioè, vabbè, fanno più soldi mai che non mai, in effetti questo è vero. Andiamo avanti, e per cui lasciate perdere tutte le sedute spiritiche. Sono cose irrilevanti. L'unica cosa che può abbagliare un attimino la ragione è questa: dal momento che un essere di energia ha una velocità di movimento, può attraversare i muri, può lasciarvi un po' interdetti perché conosce un po' del vostro passato, conosce un po' di quello che sono i vostri desideri, conosce un po' di quello che sono le vostre predilezioni, però spesso siete voi che le lanciate queste cose, queste predilezioni, questi desideri. Per cui un essere di energia non vi può dare assolutamente nulla che voi non abbiate già dentro. Per cui io vi direi, poi intanto non esistono morti che arrivano alle sedute spiritiche. Cioè, il fatto che alcuni spiritelli o alcune persone abbiano un desiderio tale di parlare col defunto che gli era caro e proiettano la loro attenzione su questo e magari o lo spirito oppure la loro proiezione gli risponda attraverso le loro predilezioni, quello che loro vorrebbero, oppure il mago di turno, pur di scroccargli i soldi, gli fanno questa operazione, quello è un altro discorso. Però ho cominciato a fare stregoneria attraverso delle sedute spiritiche, per cui so esattamente come funzionano queste cose. A me sono servite moltissimo, ma perché io ero un personaggio un po' particolare, cioè non è che ho deciso, vabbè, faccio sedute spiritiche dopo, no, io avevo una situazione molto particolare, era una situazione particolarissima, e mi è servito per scattare sulla via della stregoneria, però già gli spiriti che erano venuti erano spiriti un po' particolari ed erano, non perché io sia, cioè perché c'erano delle situazioni che erano importanti che venissero, per cui chiunque può avere lo spirito importante che venga, però vi assicuro che quello che vi circonda, tutto ciò che vi sta attorno, vi può dare mille volte più che una seduta spiritica. Magari voi concentrate la vostra attenzione sulla seduta spiritica e perdete di vista quanto vi circonda, come succedeva a me del resto. Per cui, io vi dico questo, fate pure tutte le sedute spiritiche che volete, fate quello che volete. Non date una lira a nessuno di quelli che vi dicono mi dai i soldi, questo, non date i soldi perché non serve assolutamente niente. Chi mi lanta potere di soldi è lasciato perdere. Se fate una seduta spiritica con me sicuramente non viene fuori assolutamente niente. Per cui, tanto per essere chiari, insomma, cioè, io sono in grado di bloccare ormai qualunque cosa. Per cui lasciate perdere le sedute spiritiche. Se poi qualcuno dice, io facendo la seduta spiritica riesco a concentrarmi, riesco ad amalgamare me stesso, riesco a essere contento, allora fate quello che volete, però quello sono robe vostre. Quello. E fate quello che volete, però ricordatevi sempre che non sopravvalutate mai le cose o gli altri. Cioè, l'importante è sviluppare sempre il Dio che c'è dentro. E andiamo avanti, abbiamo visto un discorso che abbiamo già fatto, dalla Repubblica del 1 settembre 1998, sulle Alpi tornano lupi e orsi, e avevo già detto l'altra volta, finché torneranno lupi, orsi e aquile, torneranno anche i pagani. Ancora dal 29/8/98, dal Gazzettino, in Pakistan viene applicata la legge islamica. La legge islamica, la legge musulmana, viene elevato tutto quello che è la legge civile e viene applicata la legge islamica. Ed è il tentativo che sta avvenendo anche qui in Italia da parte di qualcuno di far saltare la prima parte della Costituzione per costruire qualcosa di orribile. Ricordate, quando qualcuno parla di riforme, chiedetegli sempre cosa vuole riformare, quando vuole riformare, come, dove vuole riformare, dove va la sua riforma. Ricordatevi sempre, se qualcuno usa il termine generico di riforme,
voi potreste trovarvi anche il campo di sterminio. Cioè, una riforma non necessariamente va seguendo il vostro pensiero, ma va seguendo il pensiero e gli interessi di chi la riforma propone. Attenzione, chiedetevi sempre cosa, cosa. E cosa non è una cosa generale o generica, ma A, B, C, D, cioè fino nei minimi termini. Dalla Repubblica del 31 agosto 1998, in fila per vedere la Santa Paralitica. USA, processione di fedeli nella casa di una ragazza che può non può né parlare né muoversi, fa sanguinare l'ostia. Attenzione anche a ste robe, cioè il mago, l'imbonitore, il santo, la statua che piange, non esiste differenza fra queste. Il prete confessore o il mago che fa le carte, non c'è nessuna differenza fra le due, tutti e due vendono fumo. E i maghi che fanno le carte, alcuni sono anche bravissimi nel farle, mentre sono giovani, dopo un anno che le fanno esauriscono se stessi. Cioè, quello che noi facciamo ci dà uno scambio di energia, ci costruisce uno scambio di energia. Per cui anche se per caso qualcuno, e sono talmente rari che sono peggio delle mosche bianche, riuscisse per un po' di tempo a fare qualcosa, nel giro di un anno ha perso tutto ed è costretto a ricorrere a trucchi, trucchi psicologici, trucchi fisici, eccetera, per riuscire ad avere ancora spazio. Per cui lasciate perdere, secondo me, tutta sta roba. Come lasciate perdere i confessori, come lasciate perdere il prete, come lasciate perdere questo, lasciate perdere anche i maghi, lasciate perdere un po'. La stregoneria è una cosa seria, è modificazione di se stessi. La modificazione di se stessi è una cosa che non si paga. Vediamo un attimo. Pronto? Sono io. Ciao. Volevo farti una domanda. Dimmi. Stavi parlando di meditazione. Sì? E hai affermato che uno dei pericoli per arrestare il fluire dei pensieri o la percezione è il coraggio esagerato o il senso di onnipotenza. Non so se ho interpretato bene. No, non hai interpretato, interpretato bene. Avevo sentito che no. Troppo coraggio, troppa sicurezza. No, dicevo questo, che uno stadio, quando si applica uno degli elementi del crogiolo, dopo un po' di tempo dà una certa sicurezza, dà una certa forza, no? Sì, E questo è un aumento del potere di essere la persona. Sì. È solo che la persona si compiace talmente tanto di essere arrivata a questo potere, cioè di aver raggiunto questo livello, no? Sì, sì. Che ferma il suo sviluppo. Cioè non va oltre. E quindi per ovviare questo pericolo è necessario il dubbio. Continuare. E applicare gli altri elementi del crogiolo in modo da amalgamarli attraverso la propria soggettività. Ho capito. E volevo chiederti anche un'altra cosa. Per esempio, quando sospendo il giudizio, si fa per dire, vedo sempre un uomo di mezza età vestito in costumi ottocenteschi, no? Che attraversa, non so se un bosco oppure forse sarà un immenso parco di una villa, non lo so. E volevo chiederti cosa può significare, anche se sono... Quante volte l'hai visto? Spesso. Ecco. Tu devi cominciare a dire, è un uomo, attraversa un parco, ha la barba o non ha la barba, cioè, cioè devi riuscire a entrare dentro a questa immagine, finché l'immagine non si trasforma. Perché lo fai in sogno questo? No. È proprio da sveglia? Sì. Prima di addormentarmi. Perfetto, sono immagini identiche che arrivano. Beh, buono direi, buono. A me arrivavano i lupi con la bocca spalancata, figurati che paura che avevo. un po' peggio. No, va bene così. Guarda e compiaciti e basta. E cosa potrebbe significare? Niente, non dargli un significato, non dargli una descrizione. Prendi le cose per quello che è e basta. Non aver coinvolgimento su questo. Sì. Guarda, analizza, descrivi se vuoi, però non cercare di dargli un significato diverso, perché succede spesso che qualcuno magari quell'uomo diventa Dio, diventa l'Apostolo, diventa la Madonna, capisci? Cioè no, purtroppo in questa fase il proprio condizionamento educazionale gioca a sti scherzi. E cammina. Tu guardi camminare. Poi lasci che ti dia piacere, non ti dia piacere, ti dia delle emozioni, però non dargli un significato più di quello che l'immagine appare. Sì. Questo è importante. Va bene, grazie a te. Ti ascolto, ciao.
Sì, no, succede prima di addormentarsi, quando si fanno, si sospende il giudizio, si cerca di bloccare il dialogo interno, specialmente per cercare le mani nel sogno. È facile avere delle immagini, si chiamano immagini eidetiche, che sono, appaiono un po' sulla retina, ma non è vero che poi siano effettivamente sulla retina, perché se si hanno delle sollecitazioni al centro della pancia, si hanno sollecitazioni alla testa del plesso, si hanno delle sollecitazioni tipo formicoli all'altezza del cuore, in mezzo agli occhi o sulla sommità della testa, non è altro che l'energia vitale che si sta muovendo, che sta aprendo la nostra percezione. Le immagini, questo tipo di immagini che abbiamo, le chiamano immagini eidetiche, credo di aver letto in psicologia una roba del genere, e praticamente non sono altro che descrizioni della ragione del nostro sentire, della nostra percezione. L'importante è che noi non ci facciamo coinvolgere da queste, cioè le guardiamo con un certo distacco. Hanno un significato perché è la ragione che si rappresenta delle cose che noi abbiamo, delle sensazioni che noi abbiamo, un sentire che noi abbiamo, che però non può essere detto da me, cioè appartiene solo a te, appartiene a ogni singola persona, cioè ogni singola persona ha la sua storia, le sue trasformazioni. E niente, l'importante è avere un po' di distacco su queste cose, guardarle, magari ci danno piacere o non ci danno piacere o ci danno paura, cioè, l'importante è guardarle sempre con distacco, senza timore o senza coinvolgimento. Purtroppo il condizionamento educazionale cattolico porterebbe in questo momento a vedere due forme essenzialmente, una forma paurosa che sarebbe la fobia che ci si rivolge contro e una forma di sottomissione che è più grave, una forma di sottomissione tipo immagini a Madonna, Dio, il Buddha, Vishnu, cioè tutte quelle immagini che, tipo non so, Krishnamurti che ha visto Maitreya, la pastorella che vede la Madonna. Questo tipo di immagini comunque può avvenire anche durante il giorno, può avvenire anche durante la vita di tutti i giorni, insomma. Però il distacco ci permette di separare quel momento da quello che è la vita di tutti i giorni ed è importantissimo mantenere quel distacco psicologico, ma la dipendenza psicologica è sempre una condanna, ricordatelo sempre. Dalla Repubblica del 6 settembre 1998. La condanna di Scalfaro. Pedofili, guai a voi, e il presidente invita a pregare per l'Italia.